Ciao a tutti mascalzoni, bentrovati su Nioh. Abbiamo completato tutto quello che c'era da fare all'interno della prima area e per quanto io muoio dalla voglia di andare su questa nave e partire per la seconda, preferisco fare adesso questa missione crepuscolare perché non so quando potrò rifarla in futuro. Quindi andiamo. Ah, interessante. Non siamo all'interno della zona della tigre, ma siamo dove abbiamo fatto quell'altra roba. La missione secondaria con la tizia ciccia. Hai capito? Ho visto lì in fondo nemici che sono tutt'altro che piacevoli. Visto un ciclope e forse anche uno di quelli un po' peggiori. Guardando con l'arco ho visto anche uno di quelli che attirano i redivivi. E lui sarà il primo a morire. Non gli ho tolto niente. Proviamo con il fucile. Questo dovrebbe fargli un po' più male. E non lo stiamo usando molto spesso. Voilà. Non i proiettili esplosivi, quelli normali. Dovrebbero essere più che abbastanza se non riesco a colpire come si deve. Va bene, quello è già un problema in meno. Ho attivato lui più un arciere. L'arciere non mi può colpire se resto qui sotto, quindi cominciamo da qui. Allora, io ho ovviamente ripulito il menu come sempre. Ho deciso di riforgiare e quindi potenziare questa lancia e non il Kusarigama come avevo detto oppure la katana, perché non lo so, ho voglia di usare un po' di più la lancia e in più ho anche acquistato qualche abilità, per esempio per la lancia, tipo questa che mi consente di andare alle spalle dei nemici e forse, ah sì, il parry per la lancia, sempre L1 triangolo, solo nella sense intermedia. In più ho preso un'abilità per il ninjutsu, credo che fosse niente di utile in combattimento, non mi ricordo che potenziamento dovrei andare a vedere, torna su per favore. Di sicuro con la magia ho speso dei punti per aumentare la mia resistenza al regno yokai e in questo momento, anche se sembra che stiamo usando l'armatura del nostro pro de guerriero, in realtà non è così. Ho semplicemente cambiato l'aspetto perché avevo tutti quanti gli altri pezzi addosso e quindi per uniformità di set faccio finta che sto indossando quell'armatura. Tutto qui. Allora, non so di preciso quale sarà il nostro obiettivo all'interno di questa missione. Ehi, ben trovato. Questo è un nemico nuovo tra virgolette per noi in questo momento. Io ho avuto modo di combatterci nell'ultima beta e so che conviene andargli dietro, però allo stesso tempo se gli vai dietro lui ha un attacco fatto apposta per impedirti di fargli troppo male. Maestro del Ki per aver usato la stamina, uno dei più semplici sicuramente da ottenere. No, non mi attaccherai, a meno che non fai questo, che io però ti distruggo. Provate a prendermi, non ha funzionato molto bene. Questi non sono fortissimi, sono solo abbastanza lenti da uccidere. Tutto qui. Non mi ha lasciato nulla di nulla. Che carino. Dicevo, non c'era un boss in quest'area. L'abbiamo conclusa andando lì sopra. Non so se sarà di nuovo così oppure dovremo avventurarci nel dungeon sotterraneo. L'altra arma che ho equipaggiato. Wow, questa è la prima volta che succede una cosa del genere. Da un portale sono usciti ben 3 nemici, di cui vabbè, uno non è importante, ma gli altri 2 sì. Specialmente questo grosso, che anche in questo caso è una novità. Io non voglio combatterli tutti. Vediamo se è così. Perfetto. Era quello che volevo. Perché lui è il più fastidioso, senza dubbio. E non sono neanche sicuro di come voglio combatterlo. La strategia del vagli dietro potrebbe non essere la migliore e la più ottimale in questo caso. Aia. È sicuramente il nemico più forte che ci hanno messo di fronte per il momento. E non penso che sia stato nerfato. Via. È il momento di andargli addosso. Aveva finito la stamina. O l'equilibrio, che dir si voglia. Oh, in questa missione i nostri danni non saranno altissimi perché la missione è di livello 30 e noi più o meno siamo lì. Vediamo di preciso. A che livello siamo? Statistiche. 43. Wow, e non siamo neanche usciti dalla prima area. Tutto questo semplicemente perché non sono morto. Un po' esagerato. Voilà.
Si è attivato anche l'altro? No, quello restasse lì. Vieni fuori. Con calma. Ce lo faremo. Per la katana non ho preso nulla perché non conto di usarla più di tanto. Ho sbagliato. Gli ho tolto la stamina con un sasso. Sassi OP, decisamente, perché dovrei usare il sale per togliere la stamina agli yokai se posso tirare i sassi. Mi ha droppato una katana. Qui in realtà non c'era motivo di venire. E poi c'è da ricordare che lì si cade. Fortunatamente adesso lo so. Allora, il mio obiettivo me lo fa vedere, in effetti non ci avevo fatto caso sulla mappa. Ci sono due punti però che mi segna come obiettivo. Ok. Cosa... Ah, semplicemente quando prendi l'oggetto si attiva quello. Ehi, tu che ci fai qui? Non ti trasformare? Piuttosto muori, che fa bene alla salute. In qualche maniera. Non so dove fosse nascosto, ma l'abbiamo ucciso. Ora, vediamo di far fuori questo. Ok. Sta in salta, perché tanto ho il tempo. E questo invece con la bassa. Volevo fare un'altra cosa, non ci sono riuscito molto bene. Stavolta ci sono riuscito, ma è stato brutto. Insomma, con questa mossa, in stance bassa, posso saltare alle spalle del nemico e fargli abbastanza male. Se lo faccio al momento giusto, è una buona mossa. In realtà, devo stare attento con la lancia, perché se parte questo attacco qui, non posso interromperlo. E quindi va a finire quasi sempre male. Questa scala non l'ho... Cioè, non... ovviamente potrò farla cadere più avanti, ancora adesso no. Questo ha un martello, il martello noi non lo usiamo, almeno per ora. Visto che potremmo far salire forza prima o poi, potrebbe essere un'opzione. Allora, se abbiamo combattuto uno di quelli poco fa, potrebbe essercene anche un altro qui sopra? No, sono due ciclopi. I ciclopi sono molto più tranquilli del tipo di prima. Maledizione. Mi sono già dimenticato. Meno male che l'ho fatta tipo un'ora fa questa missione. Vediamo se riesco a tirarne uno solo. Lì c'è anche un arciere. Più in fondo. Là. Quindi non mi avventuro troppo. Dubito che potrò usare la lancia per saltare alle spalle di questo nemico, ma voglio provarci lo stesso. Anche quello ha un recupero abbastanza lungo e non mi conviene usarlo. Se non sono sicuro di avere il tempo. Perché non ho rotto il portale? Ok. 1, 2. Surge il portale. Per fortuna gli ho tolto la stamina giusto in tempo. E lo uccido così. Corno del demone. Speravo in un elisir. Forse eccolo qui. Siamo sempre a 8. Va tutto bene. Finché restiamo fulcurativi, non sono in pericolo. Questa è una doppia katana. Il sudaticcio. Cosa c'è lì in fondo? Ah, ok, uno di quelli. Allora non voglio averci a che fare per il momento. Lui non mi ha visto? Fantastico. Spariamo una pallottola a questo qui sopra. Perfetto. Proseguiamo in avanti. Vediamo se posso fare cadere quella scala. Giusto per sapere. Qui c'è un'armatura che si sveglierà. E nient'altro. Aspetta, no, forse sono due. No, una sola. Salve. Tirala su. Non l'ha fatto stavolta. Quindi c'è una possibilità che tiri su la lancia. La spada, scusami. Non volevo cambiarti arma. Sì, a volte lo fai, a volte no. Non è stato molto utile. Decisamente no. Wow. Per fortuna ho parato giusto in tempo. Non ha senso fare sti test mentre siamo in una stanza piccolina del genere. Devo solo che ucciderlo. Alla vecchia maniera. Giustiziere di sentinelle. Evidentemente ho ucciso abbastanza volte questo nemico. Tutto qui. Ah, ecco, mi ricordo che cosa ho fatto con i punti ninjutsu. Ho sbloccato una cosa che non mi serve per niente, che però mi dà la possibilità di avanzare poi più avanti a un'abilità che mi fa recuperare i proiettili che ho sprecato attaccando i nemici.
E quella mi sembra molto molto utile. Infatti costa 10 punti ninjutsu, sono tantissimi. Lì dentro evidentemente ci sarà qualcosa da prendere. Facciamo così. L'ho preso. Voglio combattere con lui e con l'altro tizio di sopra, ma non assieme. Tira i sassi, tranquillo. Non mi interessa. Katana. 2, 3. Portale distrutto. Questi un tempo mi facevano molta più paura. Adesso sono cucciosi. Ok, l'effetto della katana è cristallizzare. Non so però in che cosa consiste in termini pratici. Non mi è sembrato un dot. Da qui forse si può salire sul tetto della casa. Cambiamo frecce. A lui voglio fare male. E non prende. Non viene sortito con l'headshot. Diversamente dagli altri. 1, 2. Uso un po' la Stance Plus. Aia. Terzo colpo, non me l'aspettavo. E ogni volta che sei alle spalle fa quello lì. 2. E il terzo. Devo stare più attento. Anche con la katana, se la sbloccassi avrei un'abilità tipo quella della lancia che vi ho fatto vedere. Però ovviamente non l'ho fatto. Allora qui... Ah, ma è bella complessa quest'area. Per essere piccina c'è un sacco di roba. È proprio densa, giocata su tanti livelli di altezza e roba varia. Mi piace. C'è un arciere da qualche parte, non ho visto bene dove però. Mi può prendere tranquillamente qui. Ok. Dove sei? Là sopra. Ma chi ha chiesto il tuo parere? Questa è la vera domanda. Tiè. Anche lui non mi piace. Quindi, liberiamocene. Ah, stavolta molto meglio. Chissà, forse era messo lì sopra perché... Magari... C'è un Kodama. Ah, in una missione crepuscolare. Ma guarda, fatto bene a controllare di qua, anche se non c'era motivo di venirci. Allora vuol dire che, teoricamente parlando, mi servirebbe andare anche nelle profondità della terra qui. Oh mannaggia, speravo di cavarmela in meno tempo. Però va bene, mi sta bene. Questa missione crepuscolare ce la possiamo spolpare molto di più rispetto alla missione secondaria che abbiamo fatto sempre qui nei paraggi. Vediamo cosa c'era qui sopra. Vaso d'acqua. È un amuleto contro il veleno. E non si può tornare indietro da qui. Dobbiamo rifare la strada. Ah, e lì c'era un altro Kodama. Ma guarda. Quanta roba. Non ho la più pallida idea di quanti siano all'interno di quest'area. 2 li abbiamo trovati. Mi sa che ci toccherà anche farci un giro di sotto. Tra l'altro, se completo la missione potrebbe anche darsi che non mi faccia tornare indietro. O se mi fa tornare indietro non mi fa recuperare i Kodama. Quindi mi conviene farlo subito. Prima di andare verso eventuali boss. Qui uscirà un ciclope, uno di quelli coi cazzottoni. Io ho paura di quelli coi cazzottoni. Ecco. Perché ha le mani verdi? Perché sei cattivo? Ok, sei cattivo ma sei solo. E questo lo rispetto. Forse fa danno da vento, maledizione, quanto male. Più veloce a curarti, per favore. La linguaccia. Questo lo conoscevo. Anche questo, sempre di lingua. Schivato male. Sì, mi fa danno da vento. Maledetto. Sto usando la Stance bassa più che altro perché ho paura di lui. E quindi voglio avere la possibilità di schivare velocemente. Ok, è andato. Elisir, Elisir, siamo tornati. Ha anche più di quanti ne potremmo portare. Quello qui sopra adesso. Serve a niente. Ah, vedi, ci sono anche questi. Beh, non vale la pena di sprecare. Dov'è l'altro?
C'è uno yokai da qualche parte che non vuole giocare con me. Dove si è nascosto? Qui ci siamo già venuti, ma dobbiamo terminare. Sul tetto forse ci devo fare un giro anche. Ehi, salve. Sta in salta. Ok, parzialmente ha funzionato. Che antipatici che ti colpiscono. Semplicemente toccandoti. Ah, si era rimesso lì dentro a dormire. Anche lui è diverso. Fa magie del vento. Ma gli attacchi sembrano gli stessi, normali. È solamente baffato. Devo stare attento a non farmi colpire. Su quello sono bravo. Cioè, non farmi colpire. Non sempre. Ma ci provo. Sei senza equilibrio. Hai risolto subito. Scusami per averti dato il suggerimento. Ferro spirituale, due elisir. Che significa che uno lo uso. E qui. Per cosa abbiamo fatto tutto questo casino? Per un amuleto del vento. Giusto per sapere, no? Questo è contro il veleno. Vediamo questo qui. Questi qui dovrei equipaggiarli per più nuovo. Vediamo così. Quindi in alto avremo quello che abbiamo appena trovato. Non è vero. Ah no, adesso. Adesso sì. Eccolo qui. Amuleto del vento, 14 di difesa. Difesa contro il vento e il regno yokai. Potrebbe essere utile, dipende da quello che troviamo più avanti. Magari ci saranno altre minacce con il vento. Allora, possiamo andare verso qui sopra. Forse è il caso di farlo. E poi forse dovremo proseguire all'interno della caverna che c'era da quell'altra parte. Non mi aspettavo che fosse così grande. Anche la parte di sopra, dopo aver visto che quella di sotto era già abbastanza intricata. E qualcosa mi dice che quello che stiamo cercando è su e non giù. Quindi giù ci dovrei andare più che altro per... Ok, stavolta il terzo colpo. Lo aspettavo. Non mi piace essere su questo corridoio così stretto. Stavo anche dicendo qualcosa. Ah sì, che mi aspetto che la conclusione della missione non sia giù, ma su. Ok, posso aspettare che deve fare il terzo colpo. Schivare quello. Due. Tre. E contrattaccare io. Anche dare un colpo nel frattempo. Non mi costa nulla. Purtroppo non ha questa gran varietà di mosse. Ha letteralmente due combo fisiche. Ma può anche... Ok. Temevo che sarebbe successo, ma non mi ha fatto danno. Il che mi sta benissimo. È stato super buffo. Evidentemente il gioco non pensava che sarei caduto. E quindi non mi ha dato il danno da caduta. Fantastico, perché morire in questa maniera da deficiente... non mi piaceva come idea. Doppia taci. Un elisir, ma sì. Su questa faccenda degli elisir mi sembra davvero di stare giocando a Bloodborne. E io questo non l'ho ucciso. Dovrò ricordarmi di tornare. Questo che cos'ha? Un martello blu. No, grazie. Qui c'era un altro oggetto. Sono venuto qui nella speranza di trovare un Kodama. Ma mi sa che non ci va bene. Ah, e invece eccolo qua. Fatto bene. Ottimo. In più, facciamo un bel attacco dall'alto a sto tizio. Che è ancora vivo. Complimenti. Ho raggiunto il massimo di quell'oggetto che non so. Antidoto. Ecco cosa. Più incenso yokai. Quello l'abbiamo potuto prendere. Allora, resta una grotta lì dentro. E ancora altra roba da fare qui sopra. In più tutte le profondità della terra. Che almeno so che a un certo punto finiscono. Quindi probabilmente ci saranno solamente oggetti da recuperare lì sotto. Qui? Qui non siamo venuti. Crepate, mi state antipatiche. Sono riuscito a non farmi colpire. Yeah. Sì, è cascato senza motivo. Non aveva voglia di continuare a vivere. Chissà se loro... Sì, possono essere colpiti dal veleno. Buona sapersi. Forse in questo spazio stretto la katana è più utile. Però continuerò a usare la lancia per principio? No. Passerò effettivamente alla katana.
Nope. Cercato di prendermi. E questo dovrebbe terminare la sua esistenza. No, stai lontano dal veleno. Allora, da qui c'è un altro ingresso. Allo stesso punto. E dove... sì, siamo passati prima. C'è un oggettino. Ovviamente le statue faranno qualcosa di cattivo. Più una porta. Che posso aprire? Fantastico. Che mi porta più sotto. Qui invece siamo tornati indietro. Ah, ok, quindi questi due sentieri che stavo ottenendo mentalmente si congiungono in questo punto verso la porta. L'obiettivo in realtà me lo porta alle spalle rispetto a dove sono. Potrebbe non significare niente. Magari adesso torniamo sui nostri passi e quindi lo becchiamo. Ah, ma forse siamo finiti sempre lì sotto. Era un altro modo di arrivare lì. Ok. Sappiamo che lui non mi piace. Ma il problema... ahia. È più che altro l'altro tizio. Con calma. Senza panico. Maledetto. Non so quante volte l'ho detto. La cosa più difficile in questo gioco è combattere più nemici contemporaneamente. E questo è il momento giusto per osservare la cosa. Non lo facevo così resistente, sto piccolino qui. Ah, in realtà sta crepando. Ah, ho schivato troppo presto. Volevo essere ninja e non ce l'ho fatta. A posto. Ora va tutto bene. Non devo fare altro che finirlo. Un po' alla volta. Su, sappiamo che quelli e quelli sono i tuoi attacchi. Non mi puoi fare granché. Ok. Schivi tra il secondo e il terzo. Uno, due, due colpettini. Schivo. E poi mi allontano per quando deve attaccare alle spalle. Quella è la strategia contro sto tizio. Niente di troppo eclatante. Sbagliato tantissimo però. Fatto consumare tipo 3 elisir. Complimenti. Ma perché a volte non lo prendo? Invece ho l'arma che gli passa proprio attraverso e non succede niente. No, muori. Un fucile più forte del mio. Armature varie. Va bene. È una medicina. L'altra volta la stavo cercando nell'inventario sta medicina, poi mi sono ricordato che è semplicemente quella che mi cura tutti gli HP. Questo fucile è già più forte, è un livello più alto, ma questo è ancora meglio di livello 30. Chissà se... eh sì, anche questa katana è a livello 30, il falcetto di livello 32, quindi livello ottimale. Questa lancia è più forte e addirittura un'ascia a livello 34. Quindi, al posto di questo nostro... no, scusatemi. Dove sta? Cusa di gamma fa 2,36. Mentre quello che abbiamo ottenuto adesso, che è qui sopra, fa 2,41. È già più forte, però è giallo, quindi sacrificherò questo qui per potenziare l'altro. Oppure lascia. Lo porto addirittura al 34. Dipende da quanto mi costa, sinceramente. Quello è il problema. Usare l'affinità dell'anima costa davvero parecchio. Ah, forse questa scala non poteva essere calciata passando da sotto. E quindi... ah, mi ricordo questa stanza. Qui c'era un forziere. Quindi abbiamo fatto il giro lungo per arrivare qui. Qui dovrebbe esserci una piattaforma. Scusami. Da dove arriva sta cosa? Cioè, a me sta pure bene, ma come è scattata? Visto che non c'era niente. Vabbè, tomba insanguinata con un falcetto. Ne ho già uno, quindi no, grazie. Vediamo che altro c'è qui. Lui è di spalle, però c'è quell'altro.
Quindi una cosa alla volta. Plop. È ancora vivo? E l'altro non si è accorto di nulla? Sono contento. È troppo impegnato a cercare in un cadavere. Non voglio combattere lì vicino. Vieni da me. A posto. Vediamo se riesco a fargli anche l'attacco alle spalle. Sono stato proprio ninja. Nessuno mi ha visto e sentito. Da qui si dovrebbe uscire. Sì. Gliene frega niente a lui. Sta facendo gli affari tuoi. Aia. Lui è armato di ascia. Quindi se gli gira di farmi male, lo fa come si deve. Ehi. Perfetto, ha consumato la stamina. Distruggo il portale. Non siamo avidi. Ora che è alla fine. Grazie per l'elisir. Siamo a quota 5. Non va benissimo, ma sono abbastanza. Giusto per sicurezza. Di qua si esce, giusto? Perfetto. Quindi siamo tornati proprio all'inizio. Non ha senso riposarmi al falò. Maledizione. Scordo sempre queste cose. Crepa. Te ti avevo visto e avevo voglia di ucciderti. Familiarità massima per la lancia? Di già. Ah già, non è mica speciale questa. Dovrebbe essere un oggetto blu, quindi non richiede tantissimo per essere maxato. E mi tocca un altro elisir. Vediamo a che punto siamo in effetti. No, è la katana che ho portato al massimo. Ora fa 2,93. Davvero forte. Va bene. Però potrebbe essere ulteriormente potenziata più avanti. Questa non si è attivata? No. Non ancora almeno. Tu non mi piaci. Ma guarda quanta vita c'hanno questi nemici. Maledetto. Toh. Chi devo combattere con un'armatura qua? Aspetta un secondo. Quello cos'è? Un K? Per guardare il nemico che ho di fronte. No, è uno di quelli con l'ascione. Ah, questi sono debolissimi al gelo. Mentre terra non gli faceva nulla, il ghiaccio in due colpi è entrato. Ah, è in piedi sulla piattaforma. Non lo capisco bene. Vabbè, lo raggiungeremo. Ah, sono comparti i nemici. Loro non subiscono danno da acqua, perché è il loro elemento. Ma il danno fisico dell'arma era abbastanza per ucciderli. Non ho visto che cosa ci ho ricavato da qui dentro. Mi fido che fosse buono. Allora. Ok, abbiamo attivato lui. Era questo che volevo succedesse. Volevo fargli attivare la trappola. Perché non gli ho fatto il cri? Grazie. Grazie, grazie, grazie. Plop. Probabilmente anche le armature che stiamo trovando sono molto migliori come livello rispetto a quelle che stiamo indossando. Qui c'è un nemico. Vieni fuori. Recuperiamo un po' di vita così. No, ho sbagliato stance. Ero sicuro di avere cambiato, non ho fatto in tempo. Abbiamo trovato delle frecce. No, del fucile. Va bene. Sono comunque utili. Queste sicuramente sono piene di roba. Siamo alla lancia. No? Ho avuto fortuna. Forse dall'altro lato. Guarda tu se mi devo preoccupare di stare a distruggere le statue. Davvero come se fossimo nella gola nera. Ehi. Ci ho provato. Tirala come si deve. Cosa ho attivato? Ah, lui. In realtà stavo cercando di combattere con questa statua che avevo palesemente visto. Uno, due. Sì, due colpi bastano per far entrare lo status misterioso. Sto cercando di colpirlo quando è più vulnerabile. Qua. Boom. Ce ne saranno altre? No. Ah, maledetto. Mi ha preso di striscio. Ora comincio a non essere soddisfatto con la situazione dei curativi, eh. Non tirare bombe, per tardare. T'ammazzo il cane. Mangia. Però magari non ci servirà averne così tanti. Forse siamo
Maledizione. Vicini alla fine. Ok. Amuleto dell'acqua. C'è nessuno? Qui mi aspetto un'altra palla che piove dal soffitto. Peggio. Mi sono doppiamente buffato con l'elemento a cui lui è debole. Infatti con un singolo colpo gli ho inflitto lo status stavolta. Eccola. Lo sapevo io. Per delle pietre. Per fortuna ero pronto psicologicamente. La vedo. Ciao. Adesso che ho notato questa cosa di quando brilla, non è neanche necessario al 100% andargli alle spalle. Posso anche attaccarlo frontalmente. Devo solo farlo bene. Però così resta sempre più facile. È più diretto. Allora, questa stanza, mi ricordo, c'era un sacco di gente l'altra volta. E infatti c'è un portale da cui a questo punto siamo sicuri che non uscirà solamente un nemico. Perché tiro le pietre? Uè. Io volevo distruggere la roba qui. Ora la domanda è: che cosa uscirà da qui? Questo è quello che mi spaventa. Questo portale è il nostro obiettivo. Già questo mi rende felice. Significa che se muoio devo solamente entrare qui dentro. I forzieri sono già aperti? No, questo no. Ovviamente l'unica che non distruggo è l'unica che deve avere la roba dentro. Cosa c'è? Talismano istantaneo, acqua sacra che non posso portare. È la maschera del dio demone. La voglio vedere? Eh sì, questa è roba forte. Potrei anche sacrificarla per potenziare il mio. Ma vabbè. La maschera del dio demone. Ah, eccola. È bruttarella. Davvero bruttarella, ma tanto noi non le vediamo ste cose. Perché ci abbiamo l'opzione per non vederle. Quindi posso anche portarla. Mi dà un punto di vita in più. Ha un moltiplicatore difensivo migliore. Quindi, ok, ci sto. È utilissima l'opzione per non vedere quello che metti in testa, l'adoro. Questa è ottima. Però, no, questa non pesa di più. Davvero buona. Ok. Questa ovviamente sarebbe meglio, ma pesa troppo. Qui non c'è niente di meglio. Qui nemmeno. E qui invece tutto quanto. Questa pesa giusto un pelo di più. Quindi, va bene. 9 di energia per avere i bonus. Maledizione. Sarà il prossimo livello che metteremo, allora. Di questi non voglio preoccuparmi. C'è ancora un'altra armatura nuova. Ah, era buona. No, pesa troppo. Assolutamente. Vediamo se qui mi escono i nemici. No. Amuleto dell'acqua. E poi? Non lo posso prendere quello, devo fare il giro. Aspetta un secondo, portale. Tanto io e te dobbiamo frequentarci per forza. Se voglio uscire da qui. Crepate. È l'amuleto dell'acqua. Che sia perché, come quello del vento di prima, adesso combatteremo con gente dell'acqua. Io una prova ce la faccio. Così. Ne abbiamo 2. Difesa contro l'acqua. Di equipaggio entrambi. Così. Che mi sembra il caso. Doppia difesa da acqua. E vediamo che succede. Salve. Avevo ragione. Allora, c'è uno di questi grossi. E uno volante. Ah, ma forse dovevo... Ecco cos'era. C'erano due missioni, due obiettivi. Erano entrambi i portali, sia questo che quello del vento che ho fatto prima. Non avevo controllato. Non mi piace il posto in cui sono. È orribile per combattere con sto tizio. Però non voglio fargli fare la carica frontale della morte. Penso che usare la katana sia fuori discussione contro un tizio che ha l'elemento della katana.
Non mi piace proprio dove sono. È orribile. Ha dato una testata al muro. Poraccio. Ma tanto meglio per me. Si è creato il portale. Ehi. Per lui ne vale la pena. Ok, distrutto. Non mi piace combattere in questo corridoio. Mi stavo cagando troppo sotto. Lingua ritorta, elisir, roba varia. E il nemico che stava qui sopra si è suicidato. Ha visto che avevo ucciso il suo amico grosso, ha detto no, meglio non avere a che fare con sto tizio, me romper culo, me ne vado. E ha fatto bene, è stata una scelta saggia. Vediamo cosa mi hanno droppato, sicuramente ho visto un arco che sarà molto più forte del mio, fantastico. Non vedevo l'ora, siamo passati da livello 13 a livello 31. Grazie. Tra l'altro è un arco viola, che mi dà anche una distanza, cioè una... dei bonus decenti. E dell'armatura do dell'eroe. A vedere. Ok, è gigante, quindi no grazie. Qualsiasi cosa io stessi indossando penso fosse questo. Sono abbastanza sicuro. Siamo passati da questo a questo. Ok. Per il resto niente di nuovo, tranne oggettini. Vediamo. Questa qui riduce i danni da cadute, aumenta la resistenza al vento e incenso yokai. Abbiamo pietre varie da consumare e basta. Questo chiude la nostra missione crepuscolare. Ottimo. Va bene, come ricompensa otteniamo oggetti della creazione. Va bene. Prima o poi dovrò forgiare qualcosa. Diamo secondo l'alfabro. Visto che abbiamo tempo, è durata meno di quanto pensassi questa missione. Forgiatura, una cosa che non ho mai fatto. Vediamo, forgiamo un'arma. Di katane no, perché le katane stiamo andando bene come stiamo. Forse una doppia katana potrei forgiare, perché non ne ho una buona per i fatti miei. Cosa di gama sì, devo potenziare il mio. La lancia pure, abbiamo quella della terra, che per ora è ancora la migliore, quindi sì. Una di queste. Questa non danno di base più alto. Quindi io andrei per questa. Infatti richiedono anche molti più materiali. Di questi ne ho due di tre. O meglio no, devo usarne due e ne ho tre. Devo usarne due e ne ho cinque. Devo usarne uno e ne ho cinque. Quindi sì, tecnicamente mi conviene farlo. E ho il 33% di possibilità che mi esca fuori un oggetto viola. Si vede lì sopra. C'è anche il 34% che mi esca una cacata bianca. Però vabbè, pur di farlo vedere una volta la forgiatura, lo facciamo. Proviamo. Ed è uscita viola. Di livello 33, quindi è un'ottima arma. È probabilmente la cosa migliore che mi potesse capitare. Sia come livello che come rarità di oggetto. Danno rampino, bonus competenza, riduzione chi, attacco alto e basso. Non è male. È una buona arma. Aggiungilo all'inventario. Sì sì, posso crearla dal 24 al 33 e mi è uscito di 33 viola. Non potevo chiedere di meglio, è stato fantastico. Quindi adesso, altra cosa che posso fare è potenziare le armi. Abbiamo questa qui a livello 34 che è ottima. Poi, cominciamo da qui. La katana non so se voglio potenziarla. Che non so quanto ho voglia di usare la katana. È molto forte perché c'è l'anno dell'acqua, ma non c'ho voglia. Abbiamo le doppie katane al 33 che useremo la prossima volta. E poi abbiamo la lancia al 28 e il kusarigama al 26. Forse mi conviene potenziare questo, visto che kusarigama sono abbastanza rari, non riesco a trovarne un altro. Sacrificando abbiamo visto che l'ascia è di livello 34. Quindi questo passa al 34. Guadagno pochissimo danno però. Vabbè, lo faccio lo stesso. Vediamo, aspetta, se cambiando materiale cambia qualcosa. Eh no, perché solamente il livello cambia. Già. Questo kusarigama fa 2,41 a livello 32. Quindi questo qui, se venisse potenziato, sarebbe meno efficace di quest'altro come danno. Per quale motivo? Sarebbero entrambi a livello 32, perché il mio farebbe meno danno? E anche in maniera considerevole, sono 9 punti. Vabbè,
Io lo potenzio lo stesso. Andiamo. Vediamo se la lancia migliora parecchio. Dal 28. Questa è al 30. Quindi no. Resta allo stesso danno praticamente. Sacrificando le doppie katane si migliorerebbe, però non è... Oh mio Dio, guardate il costo. Ci spendo tutti quanti i miei soldi per farla salire di qualche livello. Wow. Perché? Sono solo 4 livelli in più. Perché quest'arma richiede così tanto in confronto a quell'altra? Che sia per il danno extra della terra? Che fa lievitare i costi. Tra l'altro quella era viola, questa è blu. Quindi quella era più rara di questa. Sono molto confuso da questa cosa. Ma tanto. Guarda, usando questo qui come base, mi costa ancora di più. Ma per cambiare di livello? Questo è al 34, quello era il 32. E allora quello è il problema. Più livelli voglio fare e più aumentano i costi. Wow, ma costa tantissimo. Se volessi potenziare la katana, che aveva danno dell'acqua, vediamo. Con questa cosa qui, la lancia. Questa costa tanto, ma meno di quell'altro. Chissà perché la lancia costa così tanto. Forse perché l'ho già fatto una volta. E quindi il gioco ti spinge a cambiare arma piuttosto che a potenziare sempre la stessa per non farti fissare con un oggetto. Sto facendo teorie perché ancora non so come funziona bene il sistema di potenziamento. Mi spiace se vi sto annoiando, ma è blind run anche questo, cercare di capire le meccaniche del gioco. Non è che magari qui mi spiega niente. No, non mi fa scegliere il costo per vedere se mi spiegava come scalano i prezzi. Non ne ho idea. Ma non sono intenzionato a spendere tutti quanti i miei soldi per potenziare la lancia. Né tantomeno la katana. Quindi ne troveremo di altre migliori prima o poi. Abbiamo potenziato il Kusarigama, ci teniamo quello. E va bene così. Sono contento, poi spaccherò gli oggetti che non mi servono per rifarmi materiali. E la prossima volta finalmente possiamo lasciare questa regione e andare alla prossima verso nuove meravigliose avventure. Sconosciute, soprattutto. Probabilmente nella prossima regione ci sarà la zona dell'orchestra, che è quella che è stata fatta vedere nell'ultima beta. Però un'area su 2/3 è meglio di 3 su 3 come è stato qui. Quindi non vedo l'ora. Per oggi invece è tutto. Ciao ragazzi!